Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo, forse qualcuno di voi ci ha già visto in un altro video. In questi giorni in cui è importante stare a casa, possiamo però fare delle attività che ci permettono di viaggiare per l'Italia dalle nostre poltrone. L'altra volta abbiamo visitato alcune regioni d'Italia, oggi continuiamo a fare il nostro viaggio e anche questa volta sarà la musica che ci guiderà. Ascoltiamo questa canzone e proviamo a immaginare dove ci porta. Questa è una tarantella, la tarantella del Gargano, che è un promontorio che si trova proprio in Puglia, nella parte iniziale più a nord della Puglia, che sappiamo essere una regione molto molto lunga, la più lunga d'Italia. Questo brano è stato raccolto nel 1966 da due importanti etnomusicologi a Carpino, che è questo paese del promontorio del Gargano. È una tarantella, quindi è un canto d'amore ed è in forma lenta e in tonalità minore. È stata poi cantata e riproposta da moltissimi gruppi e immancabile è lo strumento del tamburello, che sicuramente conoscete e si usa moltissimo nella musica tradizionale pugliese e anche di molti altri paesi, città e regioni, soprattutto del sud Italia. Con questa canzone siamo scesi a sud, nella parte bassa dell'Italia, e se pensiamo alla forma dell'Italia che ci ricorda un po' quella di uno stivale, siamo andati proprio in Puglia, che è il tacco dell'Italia. È una regione abbastanza sottile, voi la conoscete? C'è qualcuno di voi che è originario di questa regione? Anche questa volta possiamo provare a pensare a questa regione e vedere se ci viene in mente qualche cosa che ce la ricorda, qualche personaggio, qualche luogo o qualche cibo tipico. Prima lo facciamo da soli e poi tra un po' di tempo proviamo a farlo insieme. Essendo in Puglia ci fa piacere anche parlare della parte più mangereccia e culinaria. Infatti in questa regione si cucinano moltissimi piatti famosi che magari avremo provato, di cui avremo sentito parlare. Un primo piatto tipico è quello delle orecchiette. Voi le avete mai mangiate? Le avete assaggiate? Sono fatte, pensate un po', di acqua e semola di grano duro. E con le dita ci si aiuta a creare questa forma concava. Alcuni utilizzano anche un coltello particolare di metallo senza lama che si chiama sferra e che, passandolo sopra la pasta, aiuta a delinearne la forma. Un condimento famosissimo, provate a immaginare qual è per le orecchiette. Le orecchiette alle cime di rapa. Le avete mai provate? Vi piacciono? Un altro alimento tipico di questa regione è un pane, il pane di Altamura. Altamura è una città che si trova nella parte interna della Puglia ed è famosa proprio per questo pane. Voi l'avete mai assaggiato? E avete mai provato a fare il pane con le vostre mani? In questo momento in cui siamo a casa possiamo divertirci ad usare le mani per impastare e creare il pane che più ci piace. A voi piace il pane? Lo avete mai preparato? Che ingredienti ci vanno?
c'è qualche ricordo particolare che vi viene in mente relativo a questo cibo? Che tipi di pane vi piacciono? Qualcuno di noi può piacere più un pane tipo il pane all'olio, il pane al latte, qualcuno può amare le rosette, il pane casareccio, poi a qualcuno può piacere di più il pane salato e altri invece il pane senza sale. Felicità è un bicchiere di vino con un panino, la felicità è lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità è cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità, felicità. Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va come un pensiero che sa di felicità. Senti, nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va come un sorriso che sa di felicità. Come molti di voi avranno già indovinato, questo è un brano di Albano e Romina, famosissimo duetto. Albano è proprio un cantante nato in Puglia. Dunque ci fa piacere condividere con voi questa canzone e potete provare ad ascoltarla e cantarla tutte le volte che volete e anche immaginare e pensare, se vi vengono in mente, altre canzoni di questo famosissimo duetto che partecipò anche varie volte al Festival di Sanremo. Voi siete mai stati in Puglia? Vi piacerebbe andare a visitarla? Poi, adesso continuiamo il nostro viaggio e ci spostiamo in un'altra regione. Proviamo a ascoltare questa canzone e vediamo un po' quale sarà la prossima tappa del nostro viaggio. Suri, suri, suri di tutto l'anno, l'amore came da sti di lutorno. Suri, suri, suri di tutto l'anno, l'amore came da sti di lutorno. La 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 la, la 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 la. Questo ritornello è di una canzone siciliana famosissima, Ciuri Ciuri, che a seconda dei diversi dialetti siciliani può anche essere pronunciato Ciuri Ciuri e significa fiori fiori. Dunque è una canzone allegra che fa venire voglia di ballare e fu composta nel 1833 da Francesco Paolo Frontini, famoso compositore e direttore d'orchestra catanese di Catania. Con questa canzone abbiamo attraversato il mare e abbiamo raggiunto una delle isole italiane, la Sicilia. Questa è una terra che è completamente circondata dall'acqua e probabilmente, pensando a questo posto, ci può venire in mente il mare, ci può venire in mente l'acqua, ma è proprio tipico di questa regione anche qualcosa che ci può far venire in mente il fuoco. Infatti è proprio qui che si trova uno dei vulcani più conosciuti in Italia, che tra l'altro è ancora attivo. Vi viene in mente qual è? Siete mai stati in Sicilia? Avete visitato qualche città in particolare? Vi piace il mare o invece preferite la montagna?
tipici di questa regione sono anche una serie di cibi molto molto buoni. A noi ce ne sono venuti in mente tre, chissà se sono gli stessi che vi sono venuti in mente a voi. Proviamo a vederli insieme. Ricordate questa canzone di Marcella Bella? Pensate che questa cantante è nata proprio a Catania, è siciliana. E Montagne Verdi è un brano del 1972 e Marcella Bella, nel suo lungo periodo di carriera, partecipò con questo e altri brani a molti festival italiani, come ad esempio il Festival di Sanremo, Canzonissima e Festival Bar. Proviamo a pensare se ci ricordiamo altre sue canzoni che ci piacciono. Noi per oggi abbiamo terminato il nostro viaggio. Voi però, se avete immagini, fotografie, canzoni o aneddoti relativi alle varie regioni italiane, potete utilizzarle per parlarne, raccontare e condividere se vi va. Noi ci vediamo la prossima volta per continuare insieme il nostro Giro d'Italia. E a presto!